Buonasera dall'Andromagi, lo vedo in diretta. Don Lino Mazzocco, parroco di Rosolina, celebra in questo mese 50 anni di sacerdozio. Seguiamo l'incontro di riflessione col vescovo Giampaolo Dianin, aspettando la messa celebrativa di questi 50 anni nella chiesa di Rosolina mercoledì 21 settembre alle 20:30. Ascoltiamo Don Lino, che in questi 50 anni di sacerdozio ha avuto anche esperienze missionarie in Paraguay, e le parole del vescovo di Chioggia, Giampaolo Dianin. Don Lino, 50 anni di sacerdozio, decisamente un grandissimo traguardo. Sono stati anni duri o sono volati? Anni impegnativi. Ma tu hai detto, hai voglia, avresti voglia di andare in Paraguay, che sì. Ci sei stato da giovane, perché hai voglia di rinnovarti. È difficile trovare gente della tua età, scusami se mi permetto, che hanno voglia di rinnovarsi. Cos'è questo spirito? Cos'è che ti muove? È perché quando c'è Gesù nella vita, la vita è sempre giovane e si vuole sempre tornare giovani, perché Dio è eternamente giovane. La Chiesa e la fede è capace di far attraversare anche situazioni di povertà, di fragilità e di difficoltà, tantissime difficoltà. Però diciamo che la fede è un grande motore per la vita. In questo senso uno si rigenera, che vede la fede all'opera. Ti faccio un'ultima domanda. Tu hai visto 50 anni i cambiamenti che ci sono stati in Italia in particolare. Come lo vedi il futuro? Dal tuo punto di vista, dal punto di vista religioso, morale? Io credo etico. Che il futuro è, anche per la Chiesa, sarà una grande esperienza di rinnovamento. Riduzione numerica di persone che frequentano la Chiesa, certamente avremo dei fenomeni di allontanamento di tante persone, però io credo che saranno piccoli greggi ma vivi e dinamici, capaci di rilanciare la missione anche nel mondo nuovo che verrà. Grazie Don, auguri ciao. Per i prossimi 50 anni. Ciao, sì, grazie, ciao. Oggi noi stiamo celebrando un cinquantesimo, ma sarebbe molto più importante celebrare il cinquantesimo di una comunità cristiana, capite? Il vero soggetto, l'idea della Chiesa che ci ha consegnato il Concilio Vaticano II, qual era l'idea precedente? Era quella di una piramide, no? C'è Gesù Cristo, il Papa, i Vescovi, i preti, i diaconi, e poi nella parte più bassa della piramide ci sono i cristiani battezzati. Il Concilio ha cambiato questa immagine e al posto della piramide ha messo un cerchio, dove al centro non c'è il Papa, ma c'è Gesù Cristo. E attorno a quel cerchio ci siamo tutti, dall'ultimo battezzato fino al Papa, i Vescovi, con compiti diversi, responsabilità diverse, ministeri diversi, carismi diversi, ma tutti siamo insieme, popolo di Dio. Con al centro Lui, il Signore. Allora, benissimo festeggiare Don Lino, ma è importante che noi ci domandiamo quanto stiamo superando quell'idea di sacerdozio dell'Antico Testamento, quanto stiamo superando quell'idea di piramide e quanto stiamo oggi entrando nella prospettiva di questa Chiesa popolo di Dio. Mi verrebbe perfino da dire che il Signore sta facendo per adesso, mettendo un po' alla prova la diocesi di Chioggia e tante altre, dando pochi preti, perché così ci sta costringendo a ritrovare il giusto posto del popolo di Dio.